aumento il volume. Ci dovremmo essere perché l'altra volta mi ha tagliato, quindi ora siamo già online. Cosa volevo dire? Sì, ok, puntata del venerdì di October SNES, niente birra anche oggi perché è il giorno dopo di ieri che abbiamo fatto. Cosa abbiamo giocato ieri, mi ricordo? Ah, di Ghost Sweeper Mikami. E oggi, puntata di venerdì, un gioco abbastanza rapido, un picchiaduro stavolta. E giochiamo a Battle Master Kyukyoku no Senshi Tachi. E abbiamo subito. E vado full screen. Ecco, sembra Taito, ma non è. È Toshiba Hemi, che è il produttore di questo gioco. Vediamo l'intro, neanche me lo ricordo sinceramente. Mi sono divertito, l'ho finito l'altra volta, ormai un mese fa, quando provavo i giochi. Abbastanza semplice, sì, il livello di difficoltà non è esagerato. Qual è la trama? Insomma, c'è un tizio sulla luna che poi, vabbè, è l'antagonista. Esatto, che tra l'altro ho visto un codice per sbloccarlo, vabbè, perché non sempre il boss finale era sbloccabile. Battle Master Kyokyoku no Senshi Tachi. Toshiba Emi è il produttore, mentre è sviluppato da System Vision. Siamo nel 93, perché c'è scritto lì, ma io comunque mi ricordavo. Game level li lascerei così, time limit non si capisce niente. Poi vabbè, i continue sono 3. Ma io mi ricordo che non sono neanche morto una volta, però come al solito ci avvaleremo proprio in caso estremo. Sto guardando se i tasti sono tutti a posto, se sono uguali al player 2 che non abbiamo visto, ok. E ci avvaleremo come al solito ai quick save. Allora, andiamo. Qua ci sono diversi personaggi. Questa poi è stata Ranmaru, è stata utilizzata per una cosa che vi dico dopo. Io scelgo Altia, che ho scoperto che si chiama perché. Ah, sì, devo premere due volte. Altia, ecco. Lei è un personaggio a carica, ha quattro mosse praticamente. Carico indietro, avanti pugno, fa un dash. Poi come Guile fa un somersault. Ecco, tipo 1-2. Io faccio 1-2, esatto, questo qui. Ci finisci tutto il gioco praticamente. Esatto, 1-2, 1-2. Cioè potresti fare sempre 1-2. È abbastanza figo, eh. Secondo me. Uno, due. Vedi, si riesce anche a giocare bene. Mi ha preso in counter. Verità. Esatto, solo lui mi aveva rotto un po' le scatole, se no, gli altri combattenti sono abbastanza semplici. No, Buona Mario. Cioè, Sbavoli, volevo dire. No, questo è Super NES. Questa. Cioè, l'unica mossa utile praticamente è fare questa mossa carica. Poi lui mi fa sempre questa roba qua. Cross up. Poi in verità c'è una mossa, tipo dovrebbe essere. Ah, vabbè, non la voglio manco fare perché c'ho poco tempo per interagire. Uno, due. No. Va bene. Sicuro. Questo poi mi sa che. A proposito di SF, fammi un quick save per sicurezza. Addirittura questo è solo per Famicom. Infatti il sottotitolo è in Giappone. Hai visto quanto toglie sta roba? Io ho fatto tutto il gioco così praticamente. Vedi, questo è il pad che dicevo.
iPad Super NES USB top per questo format. No, fa dire che solo veramente questo, solo Wolvan è tosto, se no gli altri... Ok, riavvio un attimo la chat. Comunque è molto simile a Street Fighter 2 anche come setup qua, tipo, vedi, c'è USA per dire, no? La mappa del mondo, però siamo in un futuro molto avanti. Infatti, lui chi è? Lui c'ha la... Infatti c'ha la cresta, stavo per dire, come la Statua della Libertà. Lui chi è? Il grappler? Non mi ricordo. Se no io posso fare 1-2... No, 1-2... No, quello è il calcio. Due somersault, uno in avanti, che non è tanto forte. Cioè, a sto punto meglio fare, tipo, vedi, questo qua. Poi la mossa finale, in verità, è... Non lo so quando si può fare, sinceramente, però è... Indietro, mezzaluna, pugno. Indietro, sarebbe indietro, mezzaluna completa all'indietro e pugno. È bella la cosa che se fa la mossa vuoto è più rapida, mentre se la pari fa le hit così si perde meno tempo. Esatto, perché se va a impattare... Esatto, mi fa perdere... Esatto. E poi le prese... Comunque il feeling è un po' tipo Street Fighter 2, nel senso che mi ci fai pensare. È vero, lo do per scontato, però in verità si usa 6 tasti, eh. Io sto usando anche i grilletti del Super NES. E di comunque Altia c'ha sta mossa che è fortissima. Sì, la grafica è molto bella per essere per Super Nintendo, perché non è arcade questo. E mi pare non ci sia una versione arcade, perché questi sono, l'ho selezionati apposta. Questa è un'esclusiva, dovrebbe essere. I disegni sono molto belli. Ah, questo è figo Body, che è il poliziotto robot, che infatti lui sta nella colonia spaziale. Ah, esatto, che lo scenario è fighissimo. Che so, la classica colonia spaziale alla Gundam, quella anche su Mass Effect, no, per dire. E i mech dietro mi fanno impazzire, sono troppo belli quelli lì. Poi lui tipo si separa, si chiama Body e tipo c'ha una, è tipo Buggy il clown, no? Oh, già mi ha massacrato così? Ah, poi il tema è fighissimo questo. Ecco, se vi devo segnalare una canzone, una soundtrack, questa è questa qui, me la ricordo infatti. Addirittura, tipo Rising Tackle. Lui può essere una specie di Dalsim. Perché s'allunga a modo suo comunque. E stavolta ho fatto quell'altro per variare. Na na na. Perfetto. Infatti ha il busto separato. Sì, ma un po' tutto separato, vedi, c'ha le gambe. Ha già due win, così. Il mio personaggio è tipo Guile. Ha lei perché il suo stage è... Ah, qua com'è? Ah, no, qua avevo trovato il trick. Così. Uno e due col pugno forte, perché c'è il calcio forte. Classico bonus stage. Però questo non l'avevo mai visto, che devi... Dov'è che c'era su Street Fighter 1 che devi colpire i bersagli?
Sì, esatto, ho fatto il recupero aereo, ma capitava anche su Street Fighter 2, tipo Chun-Li, robe così, potevi fare un recupero aereo. Sio, che è il personaggio proprio base, penso che sia uno Shoto, perché c'aveva la bolla, lo Shoryuken e un Tatsumaki, sicuro. Poi perché i moveset li vedo. Guarda che là, no, però faccio combo dei calci, fighissimo. Poi ti puoi salire sopra qui, che non ho capito, cioè è scomodissima sta cosa. Questo è il mio pugno potente. Anche qua il tema è similare, un po' come c'era un gioco che c'era proprio i temi. Oh, mi sta blastando. Esatto, Shoryuken, ciao. Oh, non riesco a farle mo. 1, 2. Perché mi va indietro lui. Va bene, bene. Esatto, ho spaccato il blocco di ghiaccio. Cazzo, non ci avevo pensato, è vero. Famo quick save, che non c'ho voglia di Vedi? Recupero aereo sempre. Uno, due. Perché non ci arrivo, capito? Lui sta in difesa. Ok. Andiamo al final round. E fa il gesto del manicotto, il gesto dell'ombrello, ma ricordiamo che in Giappone non è volgare, anzi è un simbolo di potenza. Ah? Io ti faccio un overhead se te stai basso. Perfetto. Cioè, guarda quanto toglie la versione potente. No, volevo il perfect e invece no. Oh, ma spammi, sì. Forse faccio sempre questo. No, anche perché non so qual è il meta del gioco, nel senso che boh, se uso gli attacchi standard sembra che me li parano tutti, non lo so. Comunque stiamo giocando a livello 4 e qua sembrerebbe che i livelli sono tipo il Neo Geo, cioè da 1 a 8. Noi giochiamo al 4, che è quello basilare, non abbiamo modificato niente, abbiamo visto. Ma chi è? Sì. No, lui è più lo Shoto perché c'ha, vedi, la bolla. C'ha un Tatsumaki. Questo sembra. A me, no, è Hong Kong, ha detto, vero? Mi ha fatto chip damage. Ma quello con la sigaretta dietro. No, perché stavo provando a fare la mossa finale, che è così. Forse si fa solo quando ho poca vita. Perché non essendoci una barra specifica. Lui fa esatto, tipo. È tipo Chun-Li perché fa una specie di Spinning Bird Kick. Però dal verso giusto. Le prese tolgono poco, ci ho fatto caso anch'io. Invece su Street Fighter toglievano parecchio. Facciamo quick save che siamo al final round.
Cioè, io questo l'avevo giocato l'altra volta, proprio senza quick save easy, però tanto quando sei in diretta è sempre un casino. Questo dura pochissimo, perché... Perché tanto è un gioco un picchiaduro, quindi il tempo di fare un arcade. Poi stiamo andando anche... Ho visto che l'ha fatto anche World of Long Plays, che mi piace, vedi, che fa questi long play di tutto. Anche lui con i quick save, cioè lui lo specifica. Le sue molto, boh, non lo so. Sarebbe bello questo versione arcade, magari con gli sprite migliorati. Perché comunque, beh, si capiscono, lei c'ha tipo la spallina. Ah, questo è il grappler della situation. È tipo un pirata, cos'è? Questo pare lo stage di Final Fight 2. Il... Cioè lei, potete, è tipo Gail, cioè due mosse le deve spammare Hotel. No, non è vero, ma anche gli altri non è che ce ne hanno tantissime. Eccolo qua. Spesa usa i TI, sì, Tool Assist. E io ho visto anche questi giorni, sto guardando delle partite di Tekken 5 con Tool Assist, troppo divertenti, con le TAS, no? Cioè non si chiappano mai. Comunque volevo dire, sto gioco, che se io avessi avuto al tempo il Super Nintendo, cioè che poi ce l'ho, però dopo per vicissitudini non ce l'ho più. E dicevo, dai, magari Street Fighter 2 costava di più, adesso non mi rendo conto, magari no, una volta costavano più o meno tutti uguali. Però magari a un mercatino trovavo Battle Master a 10 euro, a 10.000 lire, 20... no, troppo poco, 30.000 lire, non mi sarebbe dispiaciuto averlo a casa questo. Dici, alla fine è un buon picchiaduro, c'ho il Super Nintendo, non mi posso permettere le versioni arcade, perché appunto sono in sala giochi, e poi da noi capirai, non è che ce ne siano tante. Ranmaru, proprio paro paro, è stata riutilizzata in un gioco, come posso dire, parodico di Street Fighter, che si chiama Strip Fighter, che è la versione, diciamo, hentai, no? E c'è Ranmaru, io tipo l'avevo scaricato al tempo, perché adesso, perché è una serie che va avanti un bel po', è arrivato fino al 5, quasi pari a... Oh, l'ho stannata addirittura. E dicevo, ma Ranmaru, no? Ma dov'è che l'ho già vista? Perché è proprio presa paro paro, così... Perché di solito gli altri personaggi di questa parodia sono versioni tarocche o comunque osè di personaggi già esistenti, no? Maramaru di Ogenki Clinic, no, magari. È arrivato anche Val. Aspetta, no, riavvio un attimo la chat. Ah, ma perché poi non devo riavviarla, perché dopo, beh, perdo i messaggi. Ma tanto l'ultimo è quello, giusto? Ho Covid, Non hai fatto il tampone per uscire? Questo copiato da Street Fighter, chiaramente. Sì. Perché ogni tanto mi fa uno scatto strano. Oppure sei incinta. Non lo so. Dipende se... Che testa hai fatto? Ah, è vero, c'è anche il mirror match.
Infatti lei è americana e negli Stati Uniti andiamo e c'ha lo stage simile a Gail, cioè la versione futuristica. Vedi, lei c'ha questa ground wave, in verità si quindi si può fare anche all'inizio, che indietro mezzaluna indietro, indietro mezzaluna indietro. Boh, sarà che questo pad è una roba incredibile, ma poi manco toglie tanto in verità. Oh, vabbè, poi lui il computer la può spammare a rotella. E come si fa, porca miseria? Tanto è in, l'ho letto prima, indietro mezzaluna completa, l'indietro e pugno. Esatto, c'è, c'è sto somersault che lo può fare in avanti oppure verso l'alto, però non mi viene perché col pad così, mamma mia. Vabbè. No, si può giocare tutto a parte qualche più, non lo so. Perché lei lo fa con la scia? Eccolo. Però ancora, chissà se entro la fine di sto gameplay riusciamo a fa sta wave. Sì, ma la wave zio cane ha 3 frame di animazione lontanissime tra loro, non mi piace. Sì, che non si capisce quando arriva, sparisce. Oh, siamo già alla fine, sulla luna c'è Zeno, che si può sbloccare con un codicillo. Però lui mi aveva dato filo da torcere. Cioè, aspetta, fammi fa Salvino. Lui è l'unico con cui ho rischiato parecchio, eh. Che infatti temevo fosse uno di quei boss cheap dei picchiaduro, no? Oh, tanto l'ha evitata tutte e due. No, bello sto scenario. Oh, i più cheap sono quelli SNK. Sì, poi se vediamo i video che ho fatto quella volta, 2 ore per fare Rugal del 94, dopo che non ci giocavo da secoli. Però quello del 95 sono riuscito a farlo subito perché già tutta la vita, ma torna. Il 95 perché dicevo era immune a un attacco di Mai Shiranui che non parava mai. No, guarda, mi ha fatto i calci devastanti. Poi non riavviamo perché c'è il final round. E facciamo quick save qui. Cioè, le robe a carica vengono benissimo col pad. Cioè, ci sono degli input veramente fatti bene, secondo me. Quella lì, la mezzaluna completa, noi se la fa. Ok, abbiamo vinto. Così, di base. C'è un finale, mi sa. C'è un micro video. Qua i giappofili possono tradurre se vogliono, io non l'ho tradotto. Qual era il finale di Altia? Non mi ricordo cosa succede.
Però c'erano delle immagini, giuro, eh. Ah sì, solo questa, solo una. Che lui sconfigge tutti con questo attacco appunto chip che abbiamo spammato fino adesso. Sconfigge i suoi amici. La tecnica della maglietta. Ah beh, poi così di base ripate il video iniziale. Poi adesso voglio vedere prima di staccare che c'era un trick. Skippiamo un attimo l'intro. Che nella schermata principale se tu premevi select. Forse devo prima premere, poi se, ecco, puoi scegliere la velocità di gioco. Boh, così noi abbiamo giocato a normal tranquillamente, va bene. Questo era Battle Master. Più precisamente, com'è che era? Ah, sì, Kyokyoku no Senshitachi. E picchiaduro carino dello SNES. Così abbiamo fatto anche la puntata di venerdì, una durata così, una mezz'oretta neanche, boh. Quindi grazie per chi c'è stato, no, per chi c'è, chi c'è stato e chi ci sarà. E ci vediamo ormai martedì, sì, perché tanto weekend niente, lunedì non sono occupato come sempre. E quindi sì, ci rivediamo martedì per un altro episodio di October SNES con la birra rifillata, perché sennò non sarebbe October SNES. E ci vediamo allora alla prossima puntata. Boh. E recuperate i video in differita, lo dico sempre, mi scordo sempre su YouTube che farò. Ah, grazie a Sboar Mario che si è iscritto, ovvero il mio amico Spavio. Ok, perfetto, buon, ci vediamo martedì. E guardate su YouTube all'omonimo canale. Buona.